novità editoriale online. Lui si chiama Fabio Cento di Missio Giovani ed è particolarmente impegnato insieme con un gruppo particolare, anche con la famiglia, in un magazine, un periodico online che si chiama La Strada. Lui ci parla da Piombino. Buon pomeriggio, Fabio. Sì, un impegno mio, un impegno di mia moglie che viene da lungo tempo praticamente, che portiamo avanti insieme per stimolare nei giovani, nei nostri coetanei, il fervore missionario. Ecco, lo stiamo vedendo adesso nella sua home page, partendo dal sito www.mgm.operemissionarie.it, e sulla home page di questo sito c'è proprio un riquadro della strada. Andando a cliccare il riquadro della strada compare questa home page. Eccola qui la home page, abbiamo fatto il percorso inverso questa volta, e qui si clicca sull'ultimo numero, ottobre-dicembre 2010. Prima era cartaceo, adesso online. Perché questa scelta, Fabio? Sì, è una scelta che deriva da tre motivi fondamentalmente. Il primo e quello più importante è la scelta ecologica. Mandandola online, La Strada, risparmiamo tantissimo sulla carta, anche se prima, quando era cartacea, utilizzavamo carta riciclata, comunque mettevamo carta in giro fondamentalmente. Allora andiamo incontro a quello che da tempo si discute, la salvaguardia del creato. Per questo abbiamo fatto la scelta di metterlo online. Poi online ormai ci sembra la piazza del futuro, no? Una rivista di informazione e animazione missionaria per giovani è più appetibile online che sul cartaceo, quindi ci sembrava una scelta lungimirante. E allora andiamola a sfogliare insieme online, mentre tu ci dici, ecco, di che cosa parla questo numero di ottobre-dicembre 2010. Sì, generalmente noi utilizziamo il numero è sempre monografico, cioè scegliamo un argomento e cerchiamo di approfondirlo in chiave missionaria. Il numero, che è il terzo dell'anno, parla di dialogo ecumenico, cioè i giovani a confronto con il dialogo ecumenico. Sembra strano, perché generalmente i giovani si confrontano poco con questi argomenti così, così alti o così importanti. E invece noi crediamo che proprio partendo dai più giovani, proprio partendo da coloro che vivono il futuro, si può costruire il futuro della Chiesa. Fondamentalmente l'animazione missionaria, il missionario, il cristiano, il suo primo obiettivo è quello di annuncio del Vangelo. Allora il Vangelo, la parola di Dio, diventa credibile se siamo uniti. Appunto per questo il dialogo ecumenico. In questo numero ci sono cose molto interessanti, dall'intervista a Don Piotr, che è il responsabile ecumenico della diocesi di Livorno, all'esperienza di Valentina con altri ragazzi in Terra Santa e con i giovani della Cura del Mediterraneo, altre proposte di animazione missionaria, una riflessione su quello che è stato la conferenza di Edimburgo 2010, 100 anni dopo. Non diciamo tutto, Fabio, altrimenti è come se lo leggessimo in diretta. Sì. Allora, diamo a tutti l'indicazione che sul sito del Movimento Giovanile Missionario, operemissionarie.it, potete leggervi online La Strada.